roba in fattoria. E di già, perché non mi guarda a sedere. No, li ho visti proprio adesso vicino a Barolo Rampanti. Sempre assieme, non lo sopporto più quello. Quello ha un nome, si chiama Raffaele, e non è poi così tanto simpatico. Oh, ragazzi, ho scoperto una cosa incredibile sul nuovo amico di Dante. Ah, Raffaele? Si chiama così. E adesso non è più tanto antipatico. Cos'è scoperto? Notte queste due. Che carino. Questi qua lì arriva sempre prima e va via sempre dopo. No, questa strada deve finire. Voglio sapere cosa fanno in camera la mattina. No, aspetta, aspetta, un po' di privacy, lascia. Ma io voglio sapere tutto, poi gli lascio la privacy. Brava, vai. Ma non sta bene. Ma che non sta bene? Fare brutto. Ma che fare brutto? Deve scoprire. Allora che cosa fai? Siamo, ricominciamo della rivoluzione americana, che è stata fondamentale. Hai fatto un po' donna i filippini americani, ma vuoi mettere Robespierre con la flore filippa francese? Ragazze, per favore, un esame tra due giorni. Scusa, bene, lo lasciamo nelle tue virili mani. Ecco che ti dico, come sei possibile, per favore. Stasera è sì, un ultimo ribasso generale. Lo studio è importante. Ma no. Com'è che si dice? Mente sana? No, mente sana in corpo sano. Il mio corpo è di me. Sembra sano? Sì, sano. Lo sai che ho aperto un ristorantino nuovo? La Michele il nano? Ma sei matto? No, è un sushi bar molto cool. Con i piatti che girano sul tapis roulant. Ci andiamo domani sera? No, domani sera io avrei già un altro. Solo hai detto che ti piace trovare cose nuove. Ha detto solo. Sì, però io avrei... Sì, ci andiamo domani sera allora. Ciao! La sera prima degli esami non bisogna niente, non è per me. Sì, però magari l'ultimo. Sì, però almeno. Io l'ho passato in discoteca e poi il giorno dopo ho detto che ora faccio tutto che facesse in studio. Vedo un grande avvenire di fronte a te.